Siamo con il direttore Barini al termine di Provercelli Bari 0-1. Si è vista una Provercelli ottima nel primo tempo che ha messo sotto il Bari, poi all'inizio ripresa c'è stato il gol che forse ha un po' tagliato le gambe da quel punto di vista. Sì, ma c'è, quella lì, però insomma, il gol si possono prendere, poi è evidente che se si commettono gli errori che abbiamo commesso noi oggi diventa, cioè purtroppo è un errore che non possiamo permetterci di commettere su una palla da fermo, insomma, su una palla anche lenta, quindi abbiamo fatto un errore clamoroso dietro, l'abbiamo pagato, poi non abbiamo avuto la forza per rimetterci dopo il primo tempo, evidentemente non abbiamo ancora la forza per rimetterci in carreggiata. E purtroppo sono tre partite dove facciamo dei bellissimi primi tempi e dei secondi tempi molto meno belli, e quindi questo è un problema che evidentemente non so se è un fatto fisico, perché ci sarà anche probabilmente quello, un fatto psicologico, però insomma anche oggi abbiamo visto le cose fatte bene, per cui io sono naturalmente preoccupato, perché se non fosse così sarei probabilmente un incosciente, però io penso che abbiamo tutte le possibilità per venire fuori. È evidente che quando passano questi momenti è sempre molto difficile, però adesso è il momento di stare uniti, di stare sereni il più possibile, non è facile, il più possibile, però è così. D'altro canto, quando giochi contro queste squadre così non ti puoi, cioè se sbagli una volta prendi gol e perdi, queste squadre sono più forti, sono le squadre forti, e le squadre forti vincono partite che anche non meritano di vincere come stasera. Il calendario non era neanche facile per Scarabari, adesso arriva però Ascoli, una squadra che sulla carta potrebbe essere una che lotta per la salvezza come la Provercelli. Ma guarda, oggi abbiamo perso col Bari e non meritiamo di perdere, quindi cioè non è neanche quello, voglio dire, il Bari oggi se portavamo via il pari non ruolava niente, forse il primo tempo dovevamo vincere la partita, quindi non è tanto quello, è che probabilmente noi dobbiamo trovare un nostro equilibrio e provare ad avere una condizione che ci permette di giocare, non dico 90 minuti, almeno 70-80 minuti sullo stesso ritmi. Se non arriviamo lì è difficile comunque, però ripeto, sono preoccupato, ma vedo, insomma, guardo avanti con fiducia, perché secondo me ne veniamo fuori, poi adesso recupereremo piano piano tutti i giocatori, ma abbiamo tante situazioni sulle quali possiamo migliorare. Tra le note positive anche Simone Emanuello, che ha giocato in questa giornata. Non parliamo di Emanuello, perché se no, se parla con me di Emanuello è come parlare, io dico che sono 2 anni che è uno dei giocatori più forti che abbiamo, c'è chi non lo faceva giocare, e questo è il giocatore, insomma.